Ciao a tutti, io sono Valentina, quella di Piccole Ricette. Ehi, golosi cronici, parlo con voi. Oggi preparo una di quelle cose che... Un attimo di suspense. I pancakes ripieni di Nutella. Sì, sì, nel senso che sono proprio ripieni di Nutella, non come i dorayaki che sono farciti a panino. Inoltre, se volete, sull'app trovate tantissime altre ricette di pancakes, come ad esempio i pancakes di riso, che sono senza glutine, i pancakes senza uova, o ancora i banana pancake, solo per fare alcuni esempi. Però ne trovate tantissimi altri. Ah, sia la ricetta dei dorayaki che tutte quelle dei pancake di vario genere le trovate sia sull'app che sul sito, e oltretutto vi lascio anche i link qua in descrizione. Ok, proseguiamo. Per preparare i pancakes ripieni di Nutella serve 150 g di farina 00, 10 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 5 g di lievito vanigliato per dolci, 3 g di bicarbonato di sodio, 220 g di latticello o sostituto del latticello che potete realizzare in casa seguendo la ricetta del latticello buttermilk che trovate sia sull'app che sul sito e di cui vi lascio anche il link qua in descrizione, un uovo, 40 g di burro fuso, olio di semi per ungere la padella e Nutella. Basta! Ah, inutile dirvi che la Nutella può essere sostituita da un'altra crema alla nocciola piuttosto che da una marmellata o da una crema pasticcera, ad esempio. Per prima cosa setaccio gli ingredienti secchi in una ciotola, quindi metto la farina, lo zucchero semolato, il pizzico di sale, il lievito vanigliato e il bicarbonato. Poi mescolo bene tutto quanto e metto da parte questo mix. A parte sbatto con una frusta il latticello assieme a un uovo e al burro fuso. A questo punto unisco i due composti, quindi quello secco e quello umido, e li mescolo bene in modo da ottenere un composto liscio e privo di grumi. Metto la Nutella in una tasca da pasticcere e poi taglio la punta in modo da ottenere un buchetto un po' piccolino. Non è necessario che sia enorme il buco, anche perché sennò... Ora passo alla cottura dei pancake. Con un pezzo di carta da cucina bagnato di olio di semi, ungo una padella antiaderente ben calda e verso un mestolino di pastella. Con la tasca da pasticcere spremo sopra un pochettino di Nutella, dopodiché copro tutto quanto con un pochino di pastella e proseguo la cottura. Quando si formeranno dei buchetti sulla superficie del pancake, significa che è arrivato il momento di girarlo dall'altra parte. Una volta dorato da entrambe le parti, lo metto in un piatto e poi procedo in questo modo fino ad esaurimento della pastella. E voilà, i pancakes ripieni di Nutella sono pronti! Come sempre vi ringrazio tantissimo di aver visto il video. Se li fate, fatemi sapere se vi sono piaciuti e se avete domande o suggerimenti, non solo su questa ricetta, ma anche su possibili video che vi piacerebbe che facessi, fatemelo sapere qua nei commenti. Ah, se pubblicate su Instagram delle foto di questa o di altre mie ricette, taggatemi usando @valentinapiccolericette, tutto attaccato, mi raccomando. Così posso fare mi piace alle vostre foto e magari ripostarle sul mio Instagram, ovviamente citandovi. E niente, anche per questa volta ho finito, io vi saluto, vi mando un bacione, alla prossima, ciao!
Mi raccomando, fatemi piace al video, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e io vi ricordo che in descrizione trovate i link al mio sito e all'applicazione gratuita dove trovare tutte le mie ricette.